Noi come Borsa Italiana nel 2012 abbiamo lanciato questo progetto che oggi è diventata una vera e propria azienda, a cui non hanno partecipato alcune aziende, hanno partecipato 460 aziende, di cui 285 in Italia, un progetto che ha avuto un enorme rilievo internazionale, e questo perché? Purtroppo non per la quotazione in borsa, nel senso che non è stato quello l'obiettivo che ci ha spinto a promuovere questo percorso, ma è quello di valorizzare a tutte le società, che fossero piccole, medie o grandi, quelli che potevano essere i diversi strumenti finanziari messi a disposizione. Ricordo ormai un paio d'anni fa con il presidente Cornaglia, quando ha aderito a questa iniziativa, una realtà assolutamente internazionale del mondo automotive, e giustamente lui aveva già iniziato a valutare diversi strumenti, che era la Simest, se non sbaglio. All'imprenditore, quando io ho cercato di fargli percepire la difficoltà di prepararsi per accedere al mercato, ma che sia la borsa, che sia un private equity, che sia un mini bond, e l'importanza di prepararsi, purtroppo in quel caso magari anche spinto da quelli che potevano essere il team di advisor, non ha trovato una finestra temporale giusta per valorizzare il proprio percorso. Quello che voglio dire è che ogni qualvolta noi incontriamo un imprenditore sul territorio, noi cerchiamo di stimolare le aziende nel far percepire l'importanza di un percorso di preparazione. Ed Elite, da questo punto di vista, consente di diluire nel tempo quelli che possono essere gli impegni. Quando un giorno valuterete la motivazione per accedere al capitale di rischio, perché in borsa non bisogna andare per forza, aprire il capitale non bisogna farlo per forza. E non lo si fa con un impatto, diciamo, imminente, cioè in Elite speriamo in circa 2 anni di poter dare a queste aziende un po' di informazioni, cercare di farle affrontare un percorso che vada poi anche a individuare quelli che possono essere i gap su questo mercato.